In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica, ci tengo a condividere l'importanza della ricerca scientifica, una ricerca di tipo traslazionale, ovvero un canale diretto e bidirezionale tra ricerca di base e pratica clinica, il cui unico impegno è quello di individuare nuovi approcci terapeutici. Medici, clinici, neurologi, bioinformatici, biologi cellulari, biologi molecolari lavorano con grande sinergia presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta al fine di comprendere questa malattia, una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla degenerazione dei motoneuroni e una progressiva atrofia dei muscoli volontari. I nostri progetti portati avanti presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta mirano a comprendere questa malattia al fine di sviluppare nuovi approcci terapeutici, innovativi, efficaci e personalizzati, combinando analisi molecolari, cellulari, modelli in vitro, paziente specifici. I risultati fino ad oggi ottenuti hanno sicuramente portato a migliorare la comprensione della sclerosi laterale amiotrofica, con potenziali sviluppi in ambito terapeutico e clinico. Io sono Giorgia Farinazzo, neolaureata e neurobiologa presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta. In particolare mi occupo di SLA e dei suoi modelli in vitro. Noi svolgiamo delle analisi di biologia cellulare a partire da appunto modelli cellulari che sono paziente specifici, ossia che vengono creati a partire da campioni presi dal paziente stesso e che quindi conservano il suo background genetico, al fine di individuare dei nuovi target terapeutici e delle nuove vie per curare e insomma trovare dei modi nuovi di vedere questa malattia. Buongiorno, io mi chiamo Alessia, sono una giovane ricercatrice. In questo momento sto estraendo linfociti da sangue di pazienti affette da SLA che verranno poi utilizzati per future analisi cellulare e biomolecolari. Buongiorno, sono Maria, neurologa e dottoranda presso l'Istituto Besta. Attualmente stiamo conducendo degli studi di biologia molecolare finalizzati all'individuazione di biomarcatori di malattia potenzialmente utili nella stratificazione dei pazienti affetti da malattia del motoneurone.